a tutti ragazzi, rieccoci qui in questo nuovo video. Io sono Palvos 2 e oggi siamo su Mario Kart 8. Mario Kart 8, la 20ª volta che sto registrando questa partita. E per la 20ª volta ancora sto cercando di uploadare questo video, perché il video precedente era venuto con una qualità di merda e soprattutto mi è arrivato uno strike, non so perché cosa, a caso, vabbè. Allora, facciamo un gran premio, direi, da 100cc. E ho sbloccato pochi personaggi. Non li ho sbloccati tutti, però, dettagli. Facciamoci una piccola corsa. Anzi, io direi di usare il mio nuovo personaggio, cioè Ulo, che è il mio Mii preferito. Non chiedetemi l'origine del nome. A caso, diciamo. Allora, scegliamoci il nostro kart preferito. Cioè, più che altro io userò una moto. Questa qua del Torci Bruco. Basta. Direi legnosi. E uso l'aliante, che è figo, fa molto figo. Allora, per non rovinarvi i circuiti finali, diciamo così, faremo uno di questi primi circuiti. Questo già l'ho fatto, quindi l'ho fatto nel video precedente, che è stato purtroppo eliminato. E facciamo questo. E via con Mario Kart 8. Prateria verde, prima corsa, Si parte in quarta, Un secondo. Io in questo momento sto giocando con il Wii U Gamepad, che fa molto figo. È meglio che tolgo il volume dal gamepad, perché sennò potrebbe andare a contrastare il volume che sta dal, che viene dalla console al PPR. Comunque dettagli. Boom! Altra banana. Io dico, tutte queste banane non si possono proprio pigliare. Vaffan Gulash. Questo è il primo Mario Kart fatto in full HD, giusto per utilizzare. E se vi devo dare un voto, perché alcuni miei amici mi hanno detto di dare un voto sul mio canale, e il voto a questo gioco sarà un bel 9. Serio, perché è un Mario Kart veramente completo a 360 gradi. Praticamente non è poi così lento come dicono. Perlomeno è una mia impressione, poi ognuno può pensare. Viviamo in un paese libero, quindi ognuno può esprimere la propria opinione, sia chiaro. Poi la mia non conta un cazzo, cioè se uno si vuole pigliare un gioco, uno è libero di scegliere quello che vuole. Io ve lo posso consigliare soprattutto se avete un Mario Kart Wii, oppure se avete il Mario Kart per DS, vi è piaciuto, compratelo questo qua. Se avete ovviamente la Wii U, avete un gioco culo. Qua non si usa il biplano, peccato. La serie di battare un po'.
Affanculo sti pneumatici della minchia troia. No, secondo. Yeah, secondo. Mannaggia i pneumatici. Adesso siamo alla spiaggia sulla. Allora, purtroppo per motivi di tempo dovremo concludere con questo ultimo tracciato. Per motivi veramente di tempo, ragazzi, ancora mi scuso per la enorme assenza, però l'estate è venuta alle porte, varie robe. Eccolo qua, appunto, il biplano che vi dicevo, in questo caso è un piccolo mini aereo. Molto bello. Comunque, riprendendo il corso di, il discorso di prima, scusate appunto per l'assenza, dovrò fare adesso un'altra assenza di 2 settimane perché vado in Grecia. Niente video. Se ci riesco, ovviamente faccio uploadare da un amico qualche video che registro adesso e poi tramite il mio cianare un amico li vado a uploadare. Comunque fatemi sapere con un commentino qua sotto su Facebook, sulla mia nuova pagina ufficiale. Colpo su, che cazzo ho fatto? Vabbè, il mio amico qua fa gesti. Vabbè, il secondo non si sa. Vabbè, ma quello lui non sta facendo un cazzo, sta soltanto grattando il cane, quindi il mio cagnolino però se ne vado a fare. L'amico non fa, eh? E con questo ultimo tracciato vi saluto. Grazie ancora per il supporto, grazie ancora per i 200 iscritti e passa, ma già l'avrò detto, quindi grazie ancora, lo so, voglio ringraziare. Grazie ancora per la pazienza soprattutto, perché in quest'estate volevo fare molti più video, come al solito mi sono sempre ridotto più o meno all'ultimo momento, cioè non all'ultimo momento, insomma le vacanze sono vacanze, e come lo sono per voi lo sono anche per me. Poi quest'anno ci sarà un anno abbastanza pesante a scuola. Allora, da Valopos 2 è tutto, bye bye.